Rispetto a quanto avviene in Gran Bretagna o in Francia, sponda Paris Saint-Germain, nel calcio italiano, come in altre parti d'Europa, girano pochissimi soldi. I club sono quasi tutti in crisi economica, anche causa pandemia, e prima di acquistare devono vendere. Vale per tutte le nuove sette sorelle del nostro mondo della pedata: Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio. Non a caso il tappo di un calciomercato italiano bloccato lo ha fatto saltare la cessione di Lukaku, passato dall'Inter al Chelsea per 115 milioni. Con una parte di quei soldi, il club nerazzurro ha liberato la Roma del pesante contratto di Dzeko, 15 milioni lordi all'anno, e di conseguenza ha consentito ai giallorossi di prendere sempre dai Blues il giovane e talentuoso 23enne attaccante inglese Tammy Abraham. L'acquisto più costoso della storia della Roma, infatti, il gruppo americano Friedkin, che controlla il club giallorosso, ha investito molto in questa operazione. Al Chelsea vanno più di 40 milioni di euro, al calciatore circa 6 netti all'anno, 5 più un bonus facili da raggiungere. Il contratto ha anche una speciale clausola di riacquisto da parte dei Blues di Londra per 80 milioni, clausola valida però solo tra 3 anni, ma è comunque un altro segnale che, pur liberandosi del giocatore, il Chelsea crede ancora molto in questo ragazzino alto 1,96 m. Nonostante i problemi di bilancio, la Roma di Friedkin si conferma la società più attiva in questa sessione di mercato.